Buongiorno, siamo qui al WMF a Rimini con i rappresentanti di alcuni comuni d'Italia e oggi parleremo di borghi. Abbiamo alla mia sinistra il sindaco del comune di Montefiore Conca, il sindaco del comune di Salemi, consigliere comunale del comune di Monasterace e l'assessore del comune di Salandra. Oggi parliamo appunto di borghi e cerchiamo di capire un attimo come poter arrivare, grazie a un lavoro comune, a uno sviluppo sostenibile anche dei borghi, all'insegna dell'innovazione, non solo digitale ma anche sociale, perché partiamo dal presupposto che i borghi costituiscono la spina dorsale del nostro paese, quindi cercare di creare una rete e anche innovarli dal punto di vista digitale può essere un punto sicuramente di forza per tutto il paese. Partirei dal sindaco di Salemi. Voi siete in Sicilia, avete fatto già nel corso di questi anni una serie di progetti innovativi, ricordo anche il progetto partito anni fa delle case a un euro, è un borgo storico, culturale. Dal punto di vista digitale, cosa state facendo e c'è qualcosa in più che può essere fatto per favorire anche la vita dei cittadini? Ma indubbiamente questa è la sfida, la vera sfida del digitale, che può dare una spinta per uscire fuori da quello che è una periferia, una grande periferia che in Italia ha una sua indubbiamente caratterizzazione nelle aree interne, ma anche in tutta una serie di borghi che per via dello spopolamento, di altre situazioni, possono ritrovare con il digitale quella centralità e quel contatto con la realtà necessario. Noi stiamo lavorando su più fronti, a partire da quello della diffusione anche del wifi, perché colmiamo un gap notevole nel sud che certamente dobbiamo adesso correre per recuperare, ma la diffusione del wifi in molte aree, soprattutto del centro storico, per cercare di attirare il più possibile i giovani, le attività, le imprese, le famiglie, e quindi la fibra che adesso sta prendendo piede. Ma poi ci sono alcuni progetti, tra i quali quello della digitalizzazione per esempio del museo, per poter accedere ai contenuti di un museo che varia da quello dell'arte sacra, del risorgimento, il museo della mafia, che è molto particolare, che saranno presto disponibili anche proprio sul digitale, per far sì appunto che le distanze possano essere accorciate e che i ragazzi possano immaginare di rimanere ad investire per il proprio futuro proprio anche in un paese che apparentemente è distante dal centro. Credo che questa sia la sfida che stiamo provando a cogliere, ed è la sfida che, grazie anche a momenti del genere, possiamo in un certo qual modo rilanciare all'attenzione delle istituzioni, a partire dal Ministero dei Beni Culturali, che indubbiamente sta puntando anche sui borghi rispetto al PNRR, che sarà una delle sfide fondamentali appunto che noi vogliamo cogliere, con però una certa attenzione, una certa centralità, perché siamo davvero l'ossatura dell'Italia, non è autoreferenzialità, ma adesso ci vogliono gli strumenti per poter affermare ciò e per poter invertire una tendenza che invece vede lo spopolamento di queste aree. Grazie, vedevo il sindaco di Montefiore Conca annuire, no, alle parole del sindaco di Salemi. Voi come avete vissuto questa situazione di Covid? Avete vissuto un ripopolamento del borgo, magari ci sono stati dei rientri, e al di là di questo, dal punto di vista digitale siete stati favoriti anche in termini di copertura, di connessione, o ci sono dei lavori che devono essere fatti anche su questo ambito? Beh, chiaramente la sofferenza dei piccoli borghi si è sentita con quella che è stata poi tutta la gestione delle classi digitali, della DAD, quindi nei piccoli paesi come il nostro chiaramente le connessioni sono state alquanto a volte disturbate. Abbiamo dei progetti in corso di fibra, di stesura di fibra su tutto il territorio, stanno partendo, e per quanto riguarda il wifi ci sono degli hotspot in centro nella zona del borgo storico che ci permettono comunque di avere un po' di connettività, però è chiaro che dal punto di vista dello sviluppo, sia come diceva il sindaco di Salemi per quanto riguarda un ritorno ai piccoli borghi, sia per quanto riguarda lo sviluppo turistico e
quindi dei piccoli borghi è necessario che ci sia connettività, connettività per far passare poi tutta una serie di dati che sono molto interessanti dal punto di vista turistico, perché se noi pensiamo al borgo di Montefiore Conca, adesso stiamo sviluppando tutto un sistema di realtà aumentata all'interno della Rocca Malatestiana, proprio per, con una scuola, con una classe di informatica dell'Istituto Gobetti, proprio per dare la possibilità al visitatore di fruire poi di spazi che al momento non sono arredati, ma comunque attraverso la realtà aumentata possono essere appunto arredati virtualmente e permettere di vedere come si svolgeva la vita un tempo. E stiamo cercando di attraverso dei bandi del Ministero portare delle risorse verso il nostro comune proprio per facilitare questo tipo di investimenti. E si dovrà potenziare sicuramente la rete wifi proprio per permettere anche l'utilizzo di app specifiche a livello di turismo per poter poi fruire di informazioni proprio durante la visita del borgo, non solo della Rocca Malatestiana ma di tutto il borgo. E come dicevo prima, appunto, tutta questa infrastruttura di rete che sta iniziando ad essere proprio stesa fisicamente sul territorio, sui territori della Valconca, ci permetterà poi di avere la fibra anche nelle case. Telefonata di oggi di una persona che dice: io lavoro con l'informatica, ho bisogno di connettività ma vorrei venire a abitare nel vostro borgo, quindi chiedeva proprio informazioni in merito per avere da qui ai prossimi 2 anni fibra in casa per poter venire a vivere a Montefiore, perché chiaramente un piccolo borgo, noi siamo tra i borghi più belli d'Italia, bandiera arancione, con 22 km quadrati di territorio, tra cui buona parte a verde scuro, a pochi passi da Rimini, è una grandissima risorsa per chi vuole stare nella tranquillità, nella pace di un centro minore, però poi senza rinunciare a quelli che sono i servizi fondamentali per poter lavorare da casa. Il Covid ci ha dimostrato che è possibile comunque fare riunioni senza doversi spostare, ci ha dimostrato che è possibile in certi casi insegnare a distanza, non lo prediligo chiaramente, i bambini delle elementari, delle medie hanno bisogno comunque di presenza, anche i ragazzi dei superiori, però in certi momenti è possibile anche per noi amministratori lavorare a distanza risparmiando tantissimo tempo, quindi ben venga l'informatica, ben venga la digitalizzazione e i servizi connessi, fruiti però in maniera intelligente e volti a migliorare chiaramente la vita ai cittadini. Grazie. Bene, questo della fibra è un tema che tocca tutti quanti i borghi, tutti i comuni, e in questa è una fase in cui a Salandra, se non vado errato, si stanno sviluppando progetti in tal senso. Certo Cosmano, Salandra adesso è interessata da un'operazione per la riduzione del gap del digital divide, per cui Open Fiber è investito non solo a Salandra ma in molti comuni limitrofi della Basilicata, e per cui a fine settembre molto probabilmente avremo una linea ad 1 giga in upload e in download che cambia completamente quello che è il panorama, se consideri che adesso abbiamo una DSL che sfrutta al massimo il 20 mega nominali, in realtà noi siamo sui 6-7 mega, tu ti rendi conto di quanto può essere importante. Se aggiungiamo a questo, che è sicuramente insomma un intervento infrastrutturale importante, aggiungiamo anche il fatto che la Basilicata è un territorio di 10.000 chilometri quadri, con 500.000 abitanti, quindi abbiamo una densità di popolazione veramente esigua. Di conseguenza i paesini, che sono 131 comuni, sono praticamente costituiscono una costellazione, una sorta di mappa stellare all'interno di questa regione, e raggiungere un comune, raggiungere l'altro comune, quello limitrofo, nonostante la differenza chilometrica possa essere minima, in realtà le strade sono quelle che sono, quindi diventa veramente un problema. Conseguentemente la digitalizzazione adesso assume un ruolo assolutamente fondamentale ed importante, quindi noi aspettiamo insomma con grande trepidazione l'arrivo della fibra ultralarga, anche per sopperire a tutte quelle che sono state poi alla fine le difficoltà, come dicevano precedentemente i due sindaci, dovute all'ultimo periodo, insomma all'ultimo anno e mezzo del Covid, in cui la DAD è stata veramente impossibile, considerata la linea che noi avevamo, come ti ho detto, a 6-7 mega, di conseguenza
difficoltà per i bambini, difficoltà per gli insegnanti. Adesso stiamo ricominciando, abbiamo allestito già 15 smart TV, le nostre classi sono piccole, ne abbiamo 15 in tutto, un comune di 2600 abitanti, e abbiamo già allestito delle smart TV e siamo già pronti appunto per ricevere la fibra in modo tale da dare un servizio sicuramente migliore di quello che abbiamo dato fino ad adesso. Quindi insomma speriamo che tutto proceda in maniera celere. Grazie. Bene, allora abbiamo visto questa parte digitale che interessa tutti i comuni, interessa anche quello di Monasterace, però il punto chiave probabilmente è come abbinare l'innovazione digitale alla parte culturale, alla tradizione, alla storia. Il comune di Monasterace su questo si è mobilitato negli ultimi anni per rivitalizzare il borgo in generale, anche tutto il paese dal punto di vista storico e culturale. Ci racconti quello che state facendo da questo punto di vista? Sì, grazie Cosmano. Da qualche anno abbiamo iniziato quest'opera di riqualificazione del nostro borgo. Come ben sa, abbiamo riacquisito al patrimonio dell'ente quello che è il nostro maniero, il nostro castello medievale, che prima era spezzettato in tantissime proprietà, e con un'opera di sensibilizzazione dei proprietari siamo riusciti a riacquistarlo e farlo divenire patrimonio dell'ente. Da lì sono nate una serie di iniziative nuove che ci hanno spinto ad investire anche in questo settore. Da ultimo il progetto che stiamo portando avanti e anche altre iniziative in tal senso. Una delle ultime che stiamo cercando di ragionare è insieme alla cooperativa Vivi Kaulon, che loro hanno le biciclette elettriche col museo, col centro, e volevamo noi integrarle mettendo un punto nel nostro centro storico di arrivo anche delle biciclette elettriche. Stiamo estendendo anche lì la wifi con il progetto che c'è Noi Italia, e quindi piano piano ci stiamo indirizzando in questo senso, perché abbiamo capito che è una di quelle chiavi che ci può portare ad uscire da questo isolamento sociologico, fisico che ci porta ad essere nel nostro territorio. Bene, allora abbiamo visto, abbiamo qui dei comuni che dal mio punto di vista sono tutti quanti tra i comuni più belli d'Italia, cioè tra i borghi più belli d'Italia. E su questo penso che ci sarà molto da lavorare, no? Nel senso, l'iniziativa anche che abbiamo visto dei borghi più belli d'Italia, fantastica, meravigliosa, però sarebbe molto bello lavorare a una vallata dei borghi italiana, perché ognuno ha una propria caratteristica, una propria storia, una propria cultura, e riuscire poi ad abbinarlo anche al digitale può essere sicuramente la chiave di volta. Arrivando in chiusura, ci tengo a sottolineare che oggi abbiamo avuto i rappresentanti delle città creative UNESCO che stanno lavorando in rete per diffondere la creatività e la cultura in tutte le rispettive città e diffondendole anche nei vari territori. Probabilmente anche con le iniziative che stiamo realizzando insieme possiamo arrivare a un qualcosa di simile, a una rete di borghi che possa poi diffondere nelle scuole, nelle fasce anche più avanzate della popolazione, una cultura dell'innovazione. E quando dico innovazione non mi riferisco solamente all'innovazione digitale, ma innovazione sociale, quindi creare le condizioni per costruire un futuro all'insegno della sostenibilità. È un aspetto, permettetemi per chiudere, che credo che faccia la differenza tra i borghi e le città, la possibilità di far coniugare diverse generazioni, i più piccoli con le fasce più avanzate che tendenzialmente vivono principalmente nei borghi, e credo che oggi le nuove generazioni abbiano tantissimo da imparare dalle generazioni più avanzate, e questo ci potrà permettere probabilmente di parlare anche di borghi aumentati. E qui cito Maurizio Carta, che è un grande architetto tra l'altro siciliano, che su questo sta facendo scuola in tutta Italia. Grazie mille, e speriamo che questo possa essere il punto di inizio anche attraverso il progetto Habitat che stiamo sviluppando nei singoli borghi, per creare le condizioni nei singoli contesti di vivere in un modo migliore e più sostenibile. Grazie davvero per essere stati con noi.